Buongiorno a tutte e a tutti, sono Patrizia Cirino della Direzione Regionale Musei, sono qui in assenza del mio dirigente, architetto Giorgio Cozzolino, per non soltanto portare i suoi saluti e augurare a tutti una buona giornata di scambio e di collaborazione, ma anche ho qui accanto a me Michele Architetto Cascasi, con cui da diversi anni ormai collaboriamo, anche per ribadire, qualora fosse necessario, qualora non l'avessimo ancora ben compreso, ma penso che ormai è chiaro, quanto i principi ispiratori e la filosofia connessa, l'esprit della costruzione del sistema museale nazionale, non ci obbliga, ci fa scegliere oggi di essere qui molto numerosi, appartenenti a diversi istituti, vedo chiaramente colleghe e colleghi di diversi istituti e luoghi della cultura, insieme a uno dei nostri, diciamo, testimoni e soggetti con cui noi collaboriamo, che è la Regione Emilia-Romagna e il Servizio del Patrimonio con la persona di Cristina Ambrosini. È chiaro che anch'io, diciamo, ringrazio la Scuola per il Patrimonio e la Direzione Generale Educazione e Ricerca per aver costruito e fortemente voluto questo incontro in vivo, questo incontro finalmente, diciamo, non in maniera virtuale. Abbiamo attraversato sia il primo che il secondo corso di musei in corso, quasi tutto online per questioni che tutti noi conosciamo, per una pandemia, una post pandemia e anche poi per un'ottimizzazione delle risorse post pandemia. Però è bellissimo vedersi in presenza, sapere che nel pomeriggio ci sarà uno scambio di pratiche, un confronto che è quello che appunto il sistema museale chiede, la collaborazione, la costruzione di accordi più che di protocolli d'intesa che rimangono tali, la costruzione di cammini condivisi per obiettivi comuni. Per cui grazie a tutte e a tutti e buon lavoro a noi.